C'è questo gruppo, i Pink Floyd, e io, i Pink cosa? Ho visto Syd Barrett una sola volta, durante le sessioni negli studi di Abbey Road, dove abbiamo inciso Atom Heart Mother. È entrato, ha fatto un paio di giri su se stesso, quasi a rallentatore, ed è uscito. Non l'ho mai più rivisto. Non c'era più, sembrava lo stesso, ma la mente era altrove. Ormai avevamo preso strade diverse. Fuori da Londra era impossibile suonare Interstellar Overdrive. La odiavano. Quel verso, My hands felt just like two balloons, racconta le sensazioni vissute durante una malattia infantile. Le cose diventano distanti. There is no pain you are receding. È successo a me. Il ricordo è affiorato quando mi sono seduto al pianoforte e anche la paura di allora. Sto camminando sul filo del rasoio. Un pezzo di riff lo si può combinare con un altro e ci sono mille modi in cui costruire le cose. Ma quando un fraseggio, anche incompleto, è magico, è evidente per tutti. Ti coinvolge emotivamente. Un musicista cerca quelle note evocative tutta la vita. La storia dei Pink Floyd inizia dall'amicizia di un gruppo di ragazzi negli anni 60 a Cambridge. L'Inghilterra è in piena rivoluzione psichedelica ed è anche la stagione degli hippie. Per la musica pop inizia un cambiamento epocale. Il giovane Syd Barrett è pronto a seguire ogni nuova direzione. Ho conosciuto Syd un sabato mattina a lezione di arte a Cambridge. Io avevo 9, forse 10 anni e lui 8 o 9. Da adolescenti siamo diventati inseparabili. Parlavamo di Spinelli, anche se non ne avevamo mai fumato uno. Dopo la scuola andavo a casa di Syd e lo trovavo sempre a dipingere. Si suonava o si chiacchierava. Era bravo con la chitarra ritmica, aveva un talento innato. Presto la sua musica avrebbe preso direzioni che allora nessuno di noi immaginava. Syd mi ha affascinato sin dalla prima volta che l'ho conosciuto. Era carismatico, attraente, allegro. Ti metteva in soggezione perché era sempre al centro dell'attenzione. Molte persone erano gelose di Syd, me compreso. Illuminava ogni cosa. Syd aveva bellezza e sagacia, anche solo nel parlare e camminare. Era amato praticamente da tutti. Non ricordo esattamente dove e quando l'ho conosciuto, ma all'improvviso Syd Barrett è entrato nella mia vita e insieme a lui sono entrati anche i Pink Floyd. Il loro nome inizia a diffondersi nel gennaio del 65. All'epoca si fanno chiamare The Pink Floyd Blues Band. La formazione originale è di 5 elementi. La band nasce a Cambridge dall'amicizia di 5 ragazzi. Tra i fondatori c'è Bob Close, voce e chitarra. Bob non resterà a lungo nel gruppo, così come il rimando al blues nel nome della band. Nell'estate del 65 l'assetto della band è ridotto a 4 elementi e adotteranno un nome più snello. Negli anni a venire saranno noti semplicemente come i Pink Floyd. Ascoltando i primi brani, sembra quasi di sentire i primi Rolling Stones. Si riconoscono le voci di Syd e di Roger, ma il suono distintivo della band ancora non c'è. Dovevano aspettare che me ne andassi per trovarlo. Collaboravo con un'organizzazione chiamata The London Free School ed ero anche il rappresentante della Elektra Records a Londra. L'attivista più impegnato della Free School, nonché motore delle iniziative artistiche, era John Hopkins, per tutti Hoppy. Era una realtà locale impegnata per il sociale. Riuniva attivisti neri e bianchi. Uno dei temi centrali era la questione degli alloggi. I volontari provenivano dagli ambienti più disparati. Tra coloro che hanno contribuito a fondare la London Free School c'erano Henry King e Peter Jenner, futuri manager dei Pink Floyd. Mi hanno parlato di un gruppo che conoscevano
E volevano che li ascoltassi nella speranza che potessero interessare alla Elektra. Ricordo che ero entusiasta. Mi piacevano molto, non ci ho pensato due volte e ho portato la demo alla Elektra. Ma mi hanno detto di no. È stato esattamente in quel momento che ho fatto un patto con Genere King. Avrei tentato di trovargli un contratto discografico. Nell'autunno del 66 ho iniziato a frequentare i Pink Floyd assiduamente. Suonavano ai concerti di beneficenza della London Free School, nella sala parrocchiale di Palace Square. Pensavo che sarebbe stato un vantaggio per i Pink Floyd avere un appuntamento settimanale fisso. Così è nato il famoso UFO Club. Ha avuto una vita breve, ma un impatto significativo sulla scena culturale di Londra. Nel 1967, dopo qualche cambiamento nella line-up, Sid diventa il frontman della band e si trasferisce a Londra. Il nuovo assetto vede Sid Barrett alla chitarra e voce, con Roger Waters al basso, Rick Wright alle tastiere e Nick Mason alla batteria. Avevamo sempre sognato di trasferirci a Londra per suonare insieme. Sid è arrivato qualche mese dopo di me e si è aggregato al gruppo di persone con cui suonavo. Gli unici stabili erano Nick e Rick, gli altri, tutti studenti del Politecnico, andavano e venivano. Andavo a vederli quando provavano insieme e anche ai concerti. Era chiaro che stava nascendo qualcosa di molto speciale. All'inizio del 67 i Pink Floyd sono tra i protagonisti della scena underground di Londra. Nei loro concerti predominano le improvvisazioni destrutturate e le loro suite estese diventano colonna sonora dei trip psichedelici allora di moda tra i giovani. Erano considerati la prima band psichedelica londinese. Suscitavano molta curiosità perché stavano ampliando i confini del pop. A giugno i Pink Floyd si affidano all'agenzia di management Black Hill Enterprises. On Old Lane, at a strange hobby. Arnold Lane, il primo singolo dei Pink Floyd, entra subito in classifica, anche se la band in seguito ammetterà che le classifiche erano state manovrate. Una pratica comune, allora. Gli avevo procurato un accordo con la Polydor. Così, una sera ho portato i loro discografici all'UFO Club per sentirli. C'era molto fermento attorno alla band. Ho deciso di aprire una società di produzione, proprio allo scopo di incidere i Pink Floyd. I contratti erano pronti, i legali si erano consultati. Purtroppo, proprio in quei giorni, Genere e King avevano deciso di affidare la band a un'agenzia, quella di Brian Morrison. Noi eravamo pronti a entrare in studio, tant'è che mentre Genere e King stavano firmando il contratto con i nuovi agenti della band, noi eravamo nello studio della Polydor per incidere una demo. Poi Jenner mi ha chiamato dicendo che i nuovi agenti erano ansiosi di conoscere i Pink Floyd. Sono arrivati e ho capito all'istante che volevano farmi fuori. Non ne sarebbe venuto nulla di buono per me. Il giorno dopo, Jenner mi ha detto che gli agenti erano rimasti colpiti da Arnold Lane, il singolo che la band aveva suonato per loro. E poi mi hanno detto a bruciapelo che pensavano di andare alla EMI, che offriva condizioni migliori. È stato un duro colpo, perché ero io che avevo trovato l'accordo con la Polydor e chiuso l'accordo con la mia casa di produzione. Volevano che producessi comunque il singolo. Ho risposto che l'avrei fatto, a patto che mi facessero produrre anche l'album. Ma Brian Morrison ha risposto che la EMI non voleva impegnarsi. Brian mi ha detto, c'è questo gruppo, i Pink Floyd, e io, i Pink cosa? Ha ripetuto il nome e non mi diceva niente. Ma lui insisteva, sai, suonano all'UFO, e io, cos'è l'UFO?
quel locale per fricchettoni su Tottenham Court Road. Andiamo a vederli. Ho riflettuto e mi sono detto, se Brian pensa che possa venirne fuori un buon disco, forse è giusto provare. E l'ho fatto. Sono andato lì con Brian, abbiamo bevuto qualcosa, e mi ha chiesto che ne pensassi. In realtà, più che dal gruppo, ero rimasto colpito dalla folla impazzita per la band. Così gli ho detto di sì, che ero interessato. Con molta riluttanza accettai comunque, pensando che se avessi fatto un buon lavoro con il singolo, insomma, squadra che vince non si cambia. Siamo entrati in studio e abbiamo inciso il singolo Arnold Lane e Candy and Currant Bun per il lato B. Arnold Lane è una canzone pop davvero insolita e non si discute. Pensiamo al contesto in cui è stata scritta. C'erano le inglesissime costruzioni a vignetta di Ray Davis, il giovane Bowie post-fase mode in cerca di una nuova direzione e Syd Barrett che cantava di un feticista ladro di mutande. Alla Amy si erano innamorati di quel pezzo e li hanno messi sotto contratto, dando loro un congruo anticipo. Poi mi hanno detto che avrebbero usato i loro produttori, quindi grazie e arrivederci. Fine della mia carriera con i Pink Floyd. Il singolo che viene dopo, See Emily Play, è un successo e alla Amy pensano che i Pink Floyd possano avere lo stesso successo con un album. Si chiamerà The Piper at the Gates of Dawn. Si è capito che avevano una gran voglia di incidere con l'Amy. Per me era la prima produzione importante, quindi non ci siamo tirati indietro. Norma Smith era stato il fonico dei Beatles sin dai tempi delle loro demo per l'Amy, ma era il suo primo incarico da produttore. L'idea era che loro mi avrebbero presentato i pezzi così come li avevano concepiti e io li avrei ascoltati, trovando soluzioni per farli arrivare a un pubblico più ampio. Ho tentato di renderli più melodici, alleggerendo quella tendenza così psichedelica di allora. Quando hanno suonato See Emily Play, mi ha subito colpito. Questo è un singolo niente male, ho pensato. Infatti è uscito come 45 giri e devo dire che sono riuscito a dare la mia impronta al brano. Credo che Syd odiasse il modo in cui era venuta, anzi, ne sono sicuro. Ma a Dio piacendo, ce l'abbiamo fatta. See Emily Play è uno dei brani manifesto della stagione psichedelica e onestamente era in anticipo sui tempi rispetto al resto della scena psichedelica inglese. C'erano un mucchio di band alternative che cavalcavano l'onda in programmi televisivi come Top of the Pops. Erano già usciti pezzi come Strawberry Fields Forever o A White Shade of Pale, mentre See Emily Play era diversa, non faceva parte dell'onda. È un brano ispirato, con una sapiente produzione sonora. Non cerca di stupire con gli effetti speciali dell'epoca, come ad esempio un uso eccessivo del phaser, che oggi suonerebbe datato. Rappresenta quell'epoca, ma è ancora attuale. Mentre See Emily Play scalava le classifiche, Syd Barrett manifestava disturbi crescenti. Il singolo stava andando benissimo. E ho pensato che fosse il momento di mandarli a Top of the Pops. Prima di andare in scena, sono passati in sala trucco mentre io li aspettavo in camerino. Appena sono tornati, ho visto Syd che stava benissimo. Con il senno di poi ho commesso un errore, ma non mi sono trattenuto e gliel'ho detto: sei bellissimo! È subito andato allo specchio e si è guardato inorridito. Poi ha cominciato a spettinarsi i capelli, ha preso dei fazzoletti e si è tolto tutto il trucco e il cerone. Ho pensato, ma che devo fare con questo ragazzo? Alla fine è salito sul palco così. Ricordo che stava lì, assente, con la chitarra a penzoloni. Non faceva nemmeno finta di suonare. Stava a testa bassa ed era completamente inerte. Alla fine ero infuriato. E col tempo ho capito che erano i sintomi di una mente
che si perdeva progressivamente. Eravamo ospiti della trasmissione di Pat Boone ed è venuto a salutarci durante le prove. Dovevamo presentare See Emily Play in playback. E quindi durante le prove Sid fingeva di cantare. Poi, nel momento in cui partiva la registrazione, il regista gridava «Azione!» e Sid rimaneva immobile. «Stop! La rifacciamo!» Sid sembrava felice di rifarla, lucido, ma ogni volta faceva la stessa cosa. Alla fine abbiamo dovuto spiegare che era un po' eccentrico. Fin da bambino Sid si era ribellato alle regole. E negli studi di regole ce ne sono parecchie. Norman era un produttore della vecchia scuola. Ci si presenta puntuali, si canta con un certo decoro. Penso che fosse difficile per uno come Sid. Era figlio dei suoi tempi e non amava le imposizioni. Ogni volta Norman usciva dallo studio con il mal di testa e diceva che trattare con Sid era come parlare a un bambino. Spesso lo fissava con sguardo assente. Un attimo era su di giri e un attimo dopo era depresso. Per Norman, lavorare con Sid Barrett non è stata un'esperienza esaltante. Era difficile lavorare con Sid Barrett. Il primo album della band è accolto bene, distinguendosi per le atmosfere psichedeliche che incarnano lo spirito dei tempi. È chiaro che Barrett è in perfetta sintonia con le ultime tendenze inglesi. Il primo album completo della band, tuttavia, rappresenta un enigma musicale. Un disco così pienamente psichedelico è chiaramente il prodotto del contesto inglese nel 1967. Accanto alle composizioni più bizzarre di Sid Barrett, come The Gnome e Bike, troviamo suite dalle sonorità fantascientifiche come Interstellar Overdrive Astronomy Domini. L'effetto complessivo è di un caos voluto e palpabile, nato dal contrasto tra due personalità diverse e quasi inconciliabili che si contendono il dominio. Non c'è da stupirsi che il risultato sia quantomeno confuso sul piano musicale. Il primo album, The Piper at the Gates of Dawn, è uscito nell'estate del 67 ed è stato ben accolto quasi ovunque, con un'unica vistosa eccezione, i frequentatori dell'UFO, il locale di Tottenham Court Road, che sta ai Pink Floyd come il Cavern sta ai Beatles. Hanno sempre avuto un atteggiamento scettico, ritenendo che il disco non rispecchiasse la magia dei Pink Floyd visti dal vivo. Per me è senz'altro un grande album. Penso che Piper at the Gates of Dawn sia il miglior album dei Pink Floyd. È il sound di una band che si spinge dove nessuno aveva mai osato arrivare. È così innovativo e sperimentale. Prendiamo alcune canzoni del primo album, come Bike. Dice... I've got a bike, you can ride it if you like, it's got a basket, but all the rings and things to make it look good. I'd give it to you if I could, but I borrowed it. There's something away about the way... C'è qualcosa di molto originale nel modo in cui le parole si agganciano alla metrica, salvo poi l'effetto destabilizzante del finale, in cui la questione resta sospesa. In questo senso è molto inglese, perché trasmette un senso di completezza che però può avere sviluppi imprevedibili. È questa imprevedibilità, unita all'apparente semplicità, che lo rende speciale. Piper at the Gates of Dawn è un artefatto che non appartiene alla band. Erano i Pink Floyd, ma la band era diversa. Molta gente odia quello che i Pink Floyd sono diventati in seguito, apprezzando solo il periodo di Sid Barrett. È diventato quasi uno slogan. Odio i Pink Floyd tranne il primo album. I Pink Floyd iniziano a lavorare al secondo album, ma Sid Barrett non è più affidabile come chitarrista e autore. Sid era già malato. Possiamo senz'altro dire che la marijuana, in una certa misura, e sicuramente gli acidi, abbiano contribuito ad aggravare la sua incipiente schizofrenia. Non c'è dubbio che queste sostanze facciano molto male e sicuramente possono peggiorare certe patologie mentali. Oggi sappiamo che la malattia di Sid era già grave nel momento in cui ha iniziato ad assumere queste sostanze.
All'epoca, purtroppo, il nostro modo di affrontare i problemi era di ignorarli. Fino a che arrivò il giorno in cui l'unico modo per evitare il problema era partire senza passare a prenderlo. Barrett è il motore creativo della line-up originale. Non è solo voce solista e chitarra, ma anche l'autore dei loro primi successi. Ora che non possono più contare su di lui, i Pink Floyd hanno bisogno di un chitarrista e di un compositore. Trovare il chitarrista è facile. David Gilmour, amico di Sid fin dai tempi di Cambridge, è già stato ingaggiato per coprire le frequenti assenze di Barrett, soprattutto sul palco. Mentre il ruolo di Sid diventa sempre più marginale, Gilmour è pronto a prenderne il posto. Ma a sostituire il talento compositivo di Barrett è un'altra storia. All'improvviso non riescono più a produrre un singolo di successo. Abbiamo perso l'impeto creativo. Un disastro. Sid era il nostro autore. Abbiamo anche pensato che potesse continuare a scrivere e incidere senza suonare nella band, ma era impossibile chiederglielo. Mi hanno chiamato per farmi un'offerta concreta che ha segnato l'inizio di un periodo difficile e molto strano per me. Sia io che Sid ci presentavamo alle prove e sul palco suonavamo in cinque. Ero lì per imparare a suonare e cantare tutte le canzoni per lo più scritte da Sid. E Sid se ne stava sul palco insieme a noi, a volte suonava un po' o cantava un po'. Era strano. Pensavo, devo riderci su o devo ucciderlo? Devo ammettere che non ricordo di aver provato compassione per lui all'epoca. Detto questo, so che in tanti hanno provato ad aiutarlo, incoraggiandolo ad andare in analisi e tentare una terapia. Non siamo mai riusciti a convincerlo. Abbiamo cercato di portarlo dal medico, ma non è mai voluto entrare. Quando hanno fatto notare a Sid i suoi comportamenti, Sid ha risposto: ma non è un problema di Sid. Ti pare? Una bella risposta. Una sera, poco dopo che Sid Barrett era stato allontanato dalla band, si è presentato all'UFO e si è messo di fronte a Gilmour sotto il palco. David dice che la testa di Sid era quasi all'altezza dei suoi piedi. È rimasto lì per tutto il concerto, con gli occhi sbarrati, che fissavano quelli di Gilmour. Ricordiamo che Gilmour e Barrett erano amici d'infanzia e sono rimasti amici per anni, anche dopo la separazione dalla band, ma quell'episodio ha segnato profondamente Gilmour. Ha confidato a un amico che, dopo quella serata, aveva pensato di mollare, tanto era rimasto sconvolto. I Pink Floyd erano molto di più di una semplice band, ed è proprio per questo che sono sopravvissuti all'addio di Sid Barrett. L'essenza del loro progetto comune è sopravvissuta a Barrett. Sid era un grande musicista. Non potevi mai dire che cosa avrebbe tirato fuori dalla sua chitarra. Ho visto tanti grandi chitarristi in quel periodo. E Sid era tra i più grandi, su questo non si discute. Non era mai banale. Si può definire genio, una personalità che in qualche modo ha un profondo effetto sulla vita degli altri. Penso che la definizione sia assolutamente calzante per Sid Barrett. Non è esagerato dire che il pop inglese non si è mai ripreso dalla perdita di Sid Barrett come compositore e chitarrista. Non c'è più stato un altro come lui. Sid Barrett dà un contributo marginale al secondo album, A Saucerful of Secrets. La sensibilità pop del primo Long Plain quasi scompare sotto la complessa sperimentazione avanguardista, ma i Pink Floyd iniziano ad affinare il sound che li renderà universalmente conosciuti. Tra i brani più riusciti c'è Set the Controls for the Heart of the Sun.
La semplicità strutturale di pezzi come Jug Band Blues e Corporal Clegg appaiono già fuori contesto e l'attenzione si concentra sulle lunghe suite strumentali. Jug Band Blues è uno dei brani più tristi che si possano immaginare. Ne esiste una versione registrata per il programma di John Peel poco prima del Natale del 67. Siamo davvero all'epilogo dell'avventura di Syd Barrett con i Pink Floyd e conosco persone che hanno pianto dopo averla sentita. Sfido chiunque a sentire Jug Band Blues. Nonostante siano passati 50 anni, i testi sono commoventi oggi come allora. Ci offre l'unico scorcio nella mente di Syd. Ed è come un'ammissione del suo crescente distacco dalla realtà. Jug Band Blues è una sorta di autoanalisi che certifica la sua schizofrenia. I primi versi dicono: It's awfully considerate of you to think of me here, and I'm most obliged to you for making it clear that I'm not here. Tutto questo è opera di una persona che è consapevole del suo stato mentale. C'è spazio anche per quelle intuizioni umoristiche noir, tipiche di Syd. In un altro verso, addirittura si chiede cosa ne sarebbe dei Pink Floyd senza di lui. Per questo album, Norman Smith assume l'incarico di supervisore e produttore esecutivo, mentre il gruppo assume un ruolo più attivo in sala di incisione. Il risultato è poco omogeneo, ma anticipa le direzioni che i Pink Floyd prenderanno negli anni a venire. Ci si chiedeva che strada avrebbero preso i Pink Floyd, e la risposta era la strada infinita, in riferimento agli arrangiamenti estesi che li aveva caratterizzati. È questa direzione che ha portato la band a costruire dei vasti paesaggi sonori negli album successivi. Quelle atmosfere dilatate li hanno resi famosi in tutto il mondo. La canzone che dà il titolo all'album, così come Set the Controls for the Heart of the Sun, anticipano gli sviluppi successivi della loro musica, la sperimentazione con gli effetti sonori e l'estensione della forma canzone nelle suite oggi così famose. Sono stati il primo gruppo a esplorare le potenzialità della stereofonia e usarla come nessuno aveva mai fatto prima. Gli unici ad aver sperimentato tanto erano stati i Beatles. Loro sono stati i primi a farla e i Pink Floyd si sono spinti ancora oltre. Avevo sperimentato a lungo con gli effetti sonori, quindi ogni volta che mi facevano ascoltare una canzone, mi veniva in mente che lì forse avremmo potuto usare alcuni di quegli effetti. Facevamo così per ogni nuova canzone, anche se in alcuni casi non c'era nessuna necessità di aggiungere effetti come il riverbero o i loop suonati all'incontrario. Set the Controls for the Heart of the Sun è tra i pezzi che preferisco di quel periodo. È insolito e riesce a creare un'atmosfera particolare. I Pink Floyd sono, ancora oggi, bravissimi a creare un clima con la loro musica. La forma canzone era ormai svincolata dai canonici 3 minuti di durata. All'epoca già diverse band avevano esteso gli arrangiamenti proponendo lunghe fughe strumentali. Loro hanno cercato di catturare in studio l'essenza della musica che facevano dal vivo. Immaginiamo per un attimo che Syd, dopo il secondo album, avesse continuato a scrivere pezzi come Interstellar Overdrive. Avrebbe sicuramente scritto canzoni meravigliose. Ma come sarebbero diventate quelle canzoni con un arrangiamento di 10 minuti? Sarebbero state più difficili da proporre al grande pubblico. Invece la pacata chitarra blues di Gilmour è più accessibile. In A Saucerful of Secrets sembra quasi che Gilmour si nasconda. Nel primo periodo, con i Pink Floyd, la personalità di Gilmour sembra indecisa. Vuole diventare Syd, imitare lo stile carnale di Hendrix e trovare se stesso. Quando non diluisce la sua personalità, il risultato è notevole, come in Let There Be Light. L'assolo finale è una miscela perfetta di quello che diventerà l'assolo alla David Gilmour, con dei rimandi a Syd Barrett. Forse è la prima volta che inizia a emergere come chitarrista.
A Source Full of Secrets è molto più facile all'ascolto. Per chi come me ama davvero i Pink Floyd e ne è stato influenzato nel suo lavoro in studio, risulta ancora attuale ed è una vera fonte di ispirazione, mentre, al contrario, Piper at the Gates of Dawn non mi emoziona. Era un disco più sperimentale e più psichedelico. C'erano molti riff insoliti, una tensione più noir. Le atmosfere cosmiche sono più sperimentali, mentre nel precedente sono decorative. Per certi versi può essere visto come la conclusione della prima era dei Pink Floyd, con un accenno agli sviluppi futuri, là dove le cose diventeranno più complesse. Oltre a incidere in studio, i Pink Floyd realizzano anche le prime colonne sonore, come quella per il film More, che porterà i Pink Floyd a collaborare una seconda volta con il regista francese Barbet Schroeder. Il film racconta un'avventura edonistica alla ricerca del piacere a Ibiza, che degenera presto nella dipendenza dall'eroina. Non è di certo una visione rassicurante e non è un film con un lieto fine. Non c'è davvero nulla che celebri i sogni degli anni 60. Bisogna considerare i Pink Floyd nel contesto di allora. Erano parte di un fermento creativo che aveva contagiato non solo la musica e la moda, ma ogni forma di espressione, dalla letteratura all'arte, fino al cinema più innovativo e di rottura. E penso che molti cineasti avessero compreso il potenziale della musica dei Pink Floyd. Non solo poteva fondersi con le immagini, le rendeva più efficaci, l'unione perfetta. Le colonne sonore dei Pink Floyd sono esattamente questo, pura musica per film. Sono stati tra i pochissimi gruppi a rapportarsi sempre bene con il cinema. La loro musica si sposa perfettamente con tutte queste magnifiche pellicole. Inoltre ricordiamo che erano delle persone di grande creatività e dalle notevoli inclinazioni artistiche. E si sentivano stimolati da questo nuovo linguaggio. È un'esperienza che li ha arricchiti molto. I Pink Floyd post-69 saranno profondamente diversi, ma le loro prime composizioni per il cinema risentono dello stile pop dell'epoca. Per questo motivo si possono avanzare critiche sulla poca incisività ritmica, soprattutto se li confrontiamo con ciò che facevano dal vivo. È scorretto giudicare una colonna sonora con gli stessi criteri di un album di inediti. Un disco come More non era stato pensato come uno studio album ufficiale della band. I Pink Floyd continuano a cercare una direzione compositiva e il disco successivo è un curioso ibrido. Ho provato a incoraggiarli a registrare le loro cose a casa. Ormai tutti si erano attrezzati con delle piccole sale dove incidere i loro demo, che poi potevano portare da me in studio per fare una cernita. Sono stato io a incoraggiarli a calarsi anche nella produzione. Nell'album Umma Gumma, ognuno ha curato personalmente la produzione di un segmento del disco per esprimere la propria visione. Avevo collaborato come assistente durante la lavorazione del loro primo album. Mi avevano colpito, quindi le mie aspettative erano altissime. Pensavo che avrebbero portato in studio delle canzoni formidabili, ma non andò proprio così. Siamo entrati in studio e Norman ha chiesto se avessero delle canzoni, ma non c'era niente. C'era da prendere una decisione. Non potevano uscire dallo studio senza un album con le sessioni già concordate. Dopo lunghe discussioni si è deciso che ognuno dei Pink Floyd si sarebbe occupato di una sezione del disco, avvalendosi della collaborazione degli altri tre. Qualsiasi altro produttore avrebbe sospeso le registrazioni in studio. Dopotutto non avevano scritto niente. Ma Norman ha voluto procedere così e il risultato lo conoscete, è Amalgama. Non ho mai interferito, se non era utile alla band. Si tratta di un'integrazione tra musica ed effetti, e
le due cose non si possono separare. È un'impostazione che si sente in ciascuna delle quattro parti. Tutti presentano questa fusione di effetti e suoni musicali in una forma molto sperimentale. Ci sono tante registrazioni a velocità dimezzata o a doppia velocità, oppure un loop suonato al contrario. Sarebbe interessante ascoltare gli originali prima della manipolazione. Con Amma Gamma i Pink Floyd si emancipano da una breve incursione nelle atmosfere pastorali, una fase che passa per canzoni come The Scarecrow e si spegne nelle melodie malinconiche di Grantchester Meadows. La canzone segna la fine di un periodo artistico, ma la grande profusione di effetti sonori già anticipa il futuro dei Pink Floyd. È una ballata orecchiabile, ma ancora le manca quella melodia riconoscibile o quel crescendo innovativo che saranno la fortuna della band negli anni a venire. Grantchester Meadows potrebbe essere considerata un classico minore dei Pink Floyd. È uno dei primi brani in cui sentiamo la voce di Roger Waters esprimere le ossessioni che lo accompagneranno negli anni successivi, anche come solista. I temi ricorrenti sono la guerra, i rapporti disfunzionali, soprattutto in ambito familiare. È così che Grantchester Meadows diventa quasi un'elegia, il ricordo di qualcosa che si è perso. Passing in the sunshine of a bygone afternoon, bringing sounds of yesterday into this city room. Si tratta della stessa suggestione che in futuro susciterà il ricordo di Sid e il senso della sua perdita in Shine On You Crazy Diamond. Oppure la ricerca di un rifugio in Pigs on the Wind. È un filone che inizia proprio con questo brano. Da questo momento si evolve anche il modo di cantare di Roger Waters. Già con l'arrivo di Gilmour, i due avevano iniziato a cantare insieme sul palco. Inoltre, Umma Gumma è l'album in cui i Pink Floyd iniziano ad esplorare la loro vena solista. È una scelta nata da un'idea di Roger, che sicuramente amava le sovraincisioni e gli effetti sonori, diffusamente presenti sia nei loro concerti che negli album. Inoltre, vediamo come la voce di Roger cominci ad andare ben oltre gli schemi della canzone pop, per ottenere degli effetti veramente psichedelici, che sono molto indicativi di quello che arriverà in seguito. Ho sempre detto che Roger Waters è un maestro che fiuta il momento. Non era un bassista eccezionale, ma non ne aveva bisogno. Si esprimeva afferrando il momento con un tempismo perfetto, quando era opportuno fare una cosa e quando non lo era. La vena sperimentale si spinge troppo oltre, in una esplorazione strumentale fuori dagli schemi. Manca il contrappunto melodico che renderà la formula vincente. Lo stesso Waters descriverà più tardi l'album come un disastro. Nonostante gli esiti contraddittori di Umma Gumma, il gruppo non lesina l'impegno, trovando nella dimensione live il terreno più fertile per la propria crescita. La vita comune in tournée e l'abitudine a suonare dal vivo affinano le qualità complessive del gruppo e anche la sua omogeneità creativa. Il risultato di questo percorso è visibile nell'album successivo. Atom Heart Mother esce nell'ottobre del 70 e segna il primo salto di qualità nella loro carriera. L'intero lato A del disco contiene un'unica suite strumentale d'avanguardia, con coro polifonico e orchestra, arrangiati da Ron Gisin. Al momento di incidere Atom Heart Mother, i Pink Floyd erano davvero stremati. Stremati dagli impegni e dalle richieste pressanti che arrivavano dai loro manager e dalla EMI. Avevano bisogno di altri stimoli. Dato che li conoscevo bene, mi è stato chiesto di aiutarli. Avevano già 5 o 6 piccole sezioni che erano state incise negli studi della EMI a Abbey Road. La potremmo quindi definire una base musicale unita in un unico flusso su nastro magnetico. E questa era la base che doveva accompagnare l'opera, una suite unica di 23 minuti circa.
Insomma, erano meno di 30 minuti e sicuramente più di 20, ma non rammento con esattezza. Allora, loro mi hanno dato questa incisione sul nastro dopo averne fatto un missaggio molto approssimativo. Poi abbiamo cominciato a discutere di cosa potesse venirne fuori e loro cercavano un suono maestoso. Tuttavia, il tempo a disposizione in studio era molto ridotto, perché ci restava forse una mattina e parte del pomeriggio. Allora Rick Wright è venuto nel mio studio di Ladbroke Grove, nel West End di Londra, e abbiamo affrontato l'arrangiamento corale. Forse lui mi ha dato delle indicazioni di massima, ma nulla di scritto e di definito per gli arrangiamenti armonici delle voci. Poi ci ha raggiunti David Gilmour e ci ha proposto una sorta di arpeggio, che poi sarebbe diventato il tema principale della suite. Tutto il resto è opera mia. È come una miscela, un assemblaggio di elementi diversi. Le velocità erano tutte sbagliate. Quando porti avanti un brano, sai quando il ritmo deve accelerare e quando deve rallentare. In realtà è successo il contrario, e molti di quei segmenti, una volta assemblati, non funzionavano. Il mio lavoro è stato proprio cercare di dare una veste più coerente a quel collage, a quel montaggio piuttosto caotico, in modo che l'insieme funzionasse, almeno in apparenza. L'aspetto artistico era dato solo da un paio di melodie davvero efficaci. Mi riferisco a quella del tema iniziale e alla parte di violoncello, che sono le migliori. E quelle sono completamente opera mia. Sono due temi estesi che si sviluppano in ampiezza. C'è quello dei fiati, che inizia nello spazio di una ottava e poi si amplia. E ancora. Alla fine copre tutto lo spazio con uno sviluppo notevole. Il tema del violoncello inizia nello stesso punto. È leggermente più ampio, ma non molto. In entrambi il suono sembra espandersi nello spazio, non è claustrofobico. In Atom Heart Mother i Pink Floyd creano dei paesaggi dolcemente pastorali che caratterizzano gli album di questo periodo. If di Roger Waters e Fat Old Son di David Gilmour riscaldano le atmosfere suadenti del lato B. Come coesistono Fat Old Son e Atom Heart Mother nello stesso album? Per certi versi mi ricorda un brano country. Ed è bizzarro che in un disco tanto sperimentale ci sia una ballata nella tradizione inglese. Ma mi piace. Quando la suonano dal vivo acquista tutta la dinamica, la passione e la maestosità dei Pink Floyd. È una cosa che i Pink Floyd hanno sempre saputo fare, trasmettere le loro emozioni attraverso un disco, ed è questo che li ha resi tanto popolari. Era il risultato di un lavoro collettivo che gli dava piacere e arrivava all'ascoltatore. Ecco la sequenza iniziale di Atom Heart Mother. Sotto la melodia dei fiati, una sequenza di quattro accordi che si ripete con poche variazioni. Che cosa troviamo in Fat Old Son? Esattamente lo stesso. La metrica è sempre quella, con un solenne quattro quarti. A distinguere Fat Old Son da Atom Heart Mother è la presenza di un testo che ne fa una canzone, e già questo ci porta su un altro piano rispetto al lato A. E poi non ci sono strumenti da orchestra classica, ma a parte questo sono identiche e riflettono lo stesso stile e la stessa concezione. Forse era giusto che l'album avesse dei brani più soffusi e suggestivi, altrimenti sarebbe stato un delirio. La copertina è un altro passo importante nella ricerca iconografica dei Pink Floyd.
che è sempre eccellente, sempre originale, sempre stimolante e piena di grande inventiva, ma soprattutto mai casuale. Credo che non abbiano mai fatto una brutta copertina. Avevano chiesto a Storm Torgerson di proporre una copertina originale e tutte le sue copertine erano originali. Ma ogni volta gli dicevano: questa deve essere ancora più originale. Pare che abbia detto: possiamo provare con le mucche. Qualcuno lo ha preso in parola e ha davvero fotografato una mucca. Penso che anche quella copertina fosse un altro tassello di quello che definirei un processo di composizione creativa casuale che stavano sviluppando, prendendo elementi disparati per unirli insieme. Anche il titolo è nato così. Una volta ho detto a Roger: nelle pagine di quel giornale troverai il titolo. L'episodio è avvenuto nella saletta degli studi della BBC, dove erano andati a registrare. Roger ha preso il giornale, uno dei più popolari tabloidi inglesi, e ha letto il titolo di un articolo, Atom Heart Mother. Parlava di una donna incinta cui, per partorire, avevano impiantato nel cuore uno dei primissimi pacemaker. Quello è stato il processo creativo che ci ha accompagnati fino all'uscita del disco. Avevano raggiunto il successo con dei singoli da 3 minuti, come Arnold Lane e See Emily Play. Ma dal vivo avevano sempre sperimentato e suonato brani molto più lunghi. Ora potevano farlo anche in studio. Con Atom Heart Mother, i Pink Floyd scoprono la vena più ricca della loro creatività. Tutti guardano con grandi speranze al prossimo album. Uscito nel novembre del 71, Meddle supererà ogni aspettativa. È l'album in cui abbandonano lo sperimentalismo post-Syd Barrett per cercare una loro identità. Qui la ricerca comincia a dare frutti ed emergono quei temi musicali che saranno sublimati in The Dark Side of the Moon. Con Meddle, i Pink Floyd dimostrano di saper usare gli effetti sonori che hanno ormai imparato a padroneggiare per ottenere una miscela di musica e suoni omogenea, fluida. È uno stile che li caratterizzerà per sempre e l'esempio migliore è rappresentato da Echoes. Per la prima volta riassume tutte le grandi qualità dei Pink Floyd: il tono solenne, il dinamismo, le svisate di chitarra originali e ben riconoscibili, le magnifiche melodie, i cori armonizzati. Wright e Gilmour iniziano a cantare insieme. Le voci di Rick Wright e David Gilmour si armonizzano su tonalità molto simili, niente falsetti e terze in stile pop. Echoes era il brano centrale di Meddle e rappresentava anche il fulcro dei loro concerti. Riuniva al suo interno diversi capitoli musicali, con il vantaggio che era integralmente replicabile dal vivo. Echoes è davvero una pietra miliare nella carriera dei Pink Floyd e ha fatto capire che non sarebbero stati un fenomeno passeggero legato alla moda psichedelica. È qui che imparano le potenzialità dei brani di grande durata, riuscendo nel contempo a renderli accessibili ad ogni ascoltatore. Echoes è anche il tema portante dello splendido film Pink Floyd at Pompeii, diretto dal regista francese Adrien Mabin. I Pink Floyd hanno avuto da subito un grande seguito sul continente e il film è una coproduzione europea. È ancora oggi considerata da molti, a distanza di tanti anni, la migliore esibizione dal vivo della band. Nel complesso, Meddle è un album discontinuo, con più ombre che luci. Ritengo che sia importante per ciò che rappresenta, più che per il contenuto. Infatti, dopo aver provato strade diverse, con le colonne sonore, i dischi dal vivo e progetti sperimentali, questo è probabilmente il primo vero album con cui i Pink Floyd si emancipano da Syd Barrett.